Buongiorno a tutti. Devo dire che sono particolarmente felice di essere qui questa mattina e ringrazio la banca di credito cooperativo Mediocrati per aver pensato a me, al Mattino, che è uno dei giornali che più si occupano dei temi che andremo ad affrontare in questa mattinata, ma sono particolarmente emozionato perché per me tornare a Cosenza e a Rende, io ho vissuto anche a Rende, vuol dire tornare all'inizio della mia carriera giornalistica perché è veramente un tuffo al passato, un'esperienza che io ho fatto qui in un piccolo giornale locale che però mi ha consentito di avere il primo contratto da praticante professionista, quindi per me è stato veramente un momento importante perché era un piccolo giornale, però mi ha insegnato molto. Ho imparato a districarmi nelle difficoltà, che per chi fa il nostro mestiere non è poco. E poi perché comunque stamattina parliamo di cervelli in fuga, di chi parte, di chi torna. Insomma, io sono del nord, sono di Torino. E arrivai qui dalla Toscana e quindi insomma sono, come dire, uno dei pochi purtroppo in controtendenza. Quindi insomma sono, permettetemi questa parentesi personale che davvero mi ha fatto molto piacere rivedere alcuni luoghi da cui mancavo da tempo. Quindi insomma ringrazio ancora il presidente Nicola Baldino per l'invito e per aver pensato a noi. Prima di cedere la parola al Presidente, volevo fare solo una piccola considerazione su il modo di raccontare il Mezzogiorno. Le voci che raccontano il Mezzogiorno dal Mezzogiorno sono oramai sparute, sono veramente poche. Noi quando ragioniamo anche con i nostri colleghi che vengono da Roma, da Milano, dove ci sono i grandi centri di informazione, capiamo che il Mezzogiorno viene raccontato per stereotipi e troppo spesso viene raccontato solo ed esclusivamente per le sue difficoltà, per notizie negative che nessuno vuole negare, però troppo spesso vengono trascurate invece tutto quel grande sforzo che le imprese, le università, quei centri di ricerca, quei pochi centri di ricerca che hanno deciso di rimanere nel Mezzogiorno e di investire da queste parti, gli stessi enti locali, le amministrazioni, le regioni, i comuni, cercano di fare quotidianamente in un quadro che è sicuramente difficile. Quindi c'è bisogno, soprattutto a livello nazionale, di un racconto diverso del Mezzogiorno. Io dico che c'è bisogno soprattutto di un racconto dal Mezzogiorno, non attraverso gli inviati che arrivano qui e fanno dei racconti toccate fuga, spot, perché non riescono a inquadrare per davvero quali sono i problemi, ma soprattutto quali sono invece le potenzialità e le risorse. Adesso io cedo la parola e ringrazio ancora il presidente Nicola Baldino per una sua introduzione alla mattinata. Grazie, presidente. Bene, grazie, grazie direttore Monca. Noi siamo felici di averla oggi a questo tavolo perché la sua esperienza, dal suo punto di vista, potremmo trarre anche delle indicazioni utili per noi, ma anche per l'assessore della Regione Calabria, la Robbe, che può raccogliere qualche stimolo che ci viene proprio da lei e magari anche dal dottore Miotti dello Svimez. Io prima di tutto devo ringraziare chi ci assiste e che non ci fa mancare il suo contributo da qualche anno, da molti anni, da sempre, è il dottore Magarelli, che è il direttore di Banca d'Italia. L'organo di vigilanza è stato sempre vicino a questo evento che annualmente, siamo alla 14ª edizione,
annualmente presentiamo il rapporto economico con una particolarità ogni anno di un focus su qualcosa di particolare, quest'anno sui cervelli in fuga. Poi qualche altro ringraziamento, la prefettura, la dottoressa Tarsia, la dottoressa Celebrin, in delega da parte della prefetta Galeone, che doveva essere qui, però per impegni sopraggiunti non è potuta essere presente. Il colonnello Grazioli, che è sempre attento alle nostre iniziative, a questa iniziativa in particolare, il capitano Maieri, anche il capitano rappresenta, oltre che se stesso, perché è vicino di casa, peraltro con noi, il comando di Rende è qui vicino, e rappresenta però anche il colonnello Sutera, che per impegni sopraggiunti non può essere presente. Volevo salutare e ringraziare il dottore Bruno di Banca d'Italia, il rettore, il magnifico rettore, anch'esso sempre attento alle nostre iniziative e non manca mai quando si presenta questo rapporto annuale. Ringrazio tutti voi perché siete in tanti, ci sono tanti docenti dell'Unical che insieme anche a una rappresentanza di studenti che sono qui presenti, che assistono ogni anno a questa iniziativa nostra sulla presentazione del rapporto economico. Quest'anno ha questa particolarità, c'ha questo focus sui cervelli in fuga. I cervelli in fuga che, guardando questi dati, demoscopica che ha fatto la ricerca, come sempre, il direttore Floro ci illustrerà questi dati, ma sono allarmanti. In 15 anni sono 180.000 i nostri giovani che hanno lasciato la Calabria in cerca di fortuna, che grazie a Dio hanno trovato, poi hanno trovato ristoro nelle altre parti d'Italia, dove si sta meglio che in Calabria ovviamente, ma non solo in altre parti d'Italia, anche fuori dall'Italia. Noi avremo stamattina anche un collegamento con New York, dove un nostro giovane intraprendente, un giovane brillante del nostro territorio, di Spezzano esattamente, figlio di un nostro socio illustre che è il professore Toscano, il giovane Pietro Toscano, il dottore Pietro Toscano, ha trovato nel cuore, dove batte il cuore della finanza mondiale, a New York, proprio la location migliore per esprimersi nelle sue attività economiche. Lo avremo in conferenza, in videoconferenza, e quindi ascolteremo il suo impegno che sta esprimendo in questo a New York, al cuore di New York, al centro di New York. Ringrazio il dirigente di Crea Galiano, che è appena arrivato, sostituisce anche lui il direttore generale Rubatto, impegnato perché proprio oggi arrivava in Crea la BCE, mi pare di aver saputo questo, e quindi il dottore Galiano si sostituirà al direttore Rubatto. Direttore Rubatto che è un esempio proprio di cervello in fuga. Direttore Rubatto, un sardo che ha girato il mondo, prima a Parigi, poi a Londra, poi a New York, adesso è rientrato in Italia e fa il direttore generale della capogruppo Crea Banca. Questo è un obiettivo che perlomeno ci dovremmo porre, assessore Robbe, quantomeno se non riusciamo a trattenere i nostri giovani, cerchiamo perlomeno di creare un ambiente valido per farli rientrare. Questo sarebbe il minimo che dovremmo fare. E quindi è importante che l'istituzione regionale, la Regione Calabria, che avrà anche delle colpe, non l'assessore Rob ovviamente, ma
le varie giunte che si sono succedute, sicuramente qualche mancanza gliela possiamo addebitare. Quindi dobbiamo perlomeno sforzarci a creare i presupposti perché i nostri giovani, che non riusciamo a trattenere, perché ne partono 4.000 all'anno, giovani che si formano in Calabria, crescono nelle nostre università e poi ci lasciano, per cui il danno è doppio per noi, è un danno economico rilevante. Noi come istituzione locale, come banca di comunità, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo piccole cose, ovviamente in un oceano di bisogni le piccolezze che stiamo facendo noi è davvero, non rappresenta quasi zero. Una cosa che abbiamo fatto, abbiamo creato vicinanza ai giovani attraverso il club dei giovani soci, per esempio. Il club dei giovani soci crea la cultura dello stare insieme, di fare in modo che si intraprendono attività anche bancarie nell'ambito della nostra banca. Abbiamo assunto in tempi buoni, negli ultimi 15 anni sono stati assunti quindi 60 e più ragazzi laureati all'Unical, la maggior parte, e sono diventati dipendenti di questa banca. La banca è cresciuta e quindi ha avuto necessità di foraggiarsi dalle nostre intelligenze che sono cresciute nelle nostre università. Abbiamo messo in cantiere anche strategicamente dei progetti nell'ambito della microfinanza per assistere le start-up di giovani che vogliono intraprendere. Ne abbiamo approvato negli ultimi tempi sia col seminatore, sia con il microcredito con l'ente nazionale, sia con Resto al Sud, con Voglio Restare, un altro progetto nostro. Ne abbiamo approvato un 220 progetti per un importo di circa 6 milioni. Sono piccole cose, ma sono le cose che può fare una banca di comunità come la nostra. Quindi continueremo in questo solco a produrre qualcosa nell'interesse di questi nostri ragazzi, altrimenti ci lasciano a vantaggio dei territori migliori delle regioni del nord, dell'Europa e dell'America. Quindi alle nostre intelligenze è difficile che poi rientrano qui da noi, dove si sono formati peraltro, e quindi dove hanno espresso anche un costo per la nostra comunità. Io la concludo qui, l'introduzione, apro ufficialmente questi lavori della presentazione del rapporto economico e auguro a tutti voi buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente. Adesso la parola al direttore della Banca d'Italia per la Calabria, Sergio Magarelli. La Banca d'Italia è un presidio, uno dei tanti presidi dello Stato che ci sono in questo paese. Io dico meno male che ci sono questi presidi, no? Come i carabinieri, come le prefetture, perché in un momento in cui si fa molta fatica a ragionare, a inquadrare coi dati scientifici quali sono i problemi, insomma il ruolo della Banca d'Italia, che non è solo quello di controllare la salute delle banche e degli istituti di credito, ma è anche quello di, con autorevolezza e indipendenza, e speriamo che questa autorevolezza e indipendenza sia sempre preservata, di inquadrare, insomma, grazie insomma ai numerosi studiosi di cui voi siete in possesso, di inquadrare in maniera scientifica quali sono i problemi e dare anche insomma qualche consiglio, qualche indirizzo ai nostri amministratori. Grazie direttore. Grazie dottor Monga. Grazie a tutti. Naturalmente io sono molto lieto di essere qui
a questa platea a portare questo piccolo contributo, ma soprattutto a condurre quelle che sono le riflessioni che sono venute spontaneamente alla mente quando mi hanno invitato. Io ho ricevuto questo invito graditissimo dagli ottimi organizzatori di queste iniziative, che sono ormai alla 14ª edizione, e ho accettato subito con entusiasmo quando ho sentito il tema che sottende questa presentazione di un rapporto ricchissimo di dati, che è il tema dei cervelli in fuga. Perché? Perché l'immagine che viene subito alla mente, anche se non è solo quella, è quella dei giovani, delle nuove generazioni, che si affacciano alla vita con i loro progetti, con le loro aspirazioni, e che devono rivolgere molto spesso altrove le loro energie, perché il loro paese non dà loro spazio, non li accoglie. E questa è un'immagine triste, ancor più per quelli come me che è anche genitore, ma ancor di più per quelli come me e come tanti dei presenti, e non solo al tavolo dei relatori, che in qualche modo rappresentano istituzioni che dedicano e fanno della educazione e della diffusione della conoscenza uno dei loro core business, una delle attività principali. Infatti la Banca d'Italia, oltre alle funzioni istituzionali di presidio e di tutela della clientela, tra l'altro, che svolge, svolge anche, come tutti sanno ormai, un'attività e conduce un progetto di educazione finanziaria, di diffusione della conoscenza economica rivolta a tutta la cittadinanza, ai cittadini del domani, con un certo successo tutto sommato, perché viene diffusa e presentata ormai da parecchi anni. Però una cosa voglio dire, una riflessione mi viene subito spontanea. Questi giovani che trovano altrove il loro posto, quegli uomini e quelle donne che vanno via, in fondo, con un pizzico d'orgoglio, dobbiamo ricordarci che li abbiamo educati noi, che è qui che si sono formati, che hanno formato le loro conoscenze, le loro abilità, le loro capacità, è qui che hanno visto i loro sogni. E questa è una cosa che non dimenticheranno mai, non perderanno mai, porteranno con sé sempre. Ecco, questo mi ha fatto pensare, alla luce anche del parterre di relatori sicuramente illustrissimo, che con molta più scienza di me potrà illustrare questi argomenti, quale può essere il mio contributo su un argomento cruciale per questa regione. E un po' ho ritenuto opportuno presentare quello che è uno degli aspetti di sfondo di questo argomento, cioè come il contesto economico può influenzare questa situazione. Non ho nessuna pretesa di essere esaustivo, l'unico impegno è di cercare di essere breve e sintetico. Ecco, la netta sensazione che noi abbiamo ormai da un triennio, come osservatori sia dell'economia nazionale che di quella regionale, è che almeno quella crisi che dal 2008 abbiamo osservato e subito con la stessa importanza e influenza negativa, ovviamente, di un conflitto, sia effettivamente alle spalle. Infatti, recentemente il nostro rapporto di osservazioni sull'economia regionale dà conto del consolidamento di numerosi indicatori positivi dell'economia, e che non riguardano solo il PIL, anzi uno dei più importanti, di quelli che più promettenti per il futuro, è proprio il miglioramento della situazione sia del reddito, ma sia soprattutto della produttività delle aziende, che non è limitata solo all'industria in senso stretto, ma nell'industria in senso stretto vede proprio una delle sue punte maggiori, e che si traduce in un miglioramento dei livelli occupazionali e soprattutto in una prospettiva positiva verso gli investimenti produttivi che
interessa anche il 2019. Ovviamente stiamo parlando di previsioni degli imprenditori. Ecco, questi aspetti positivi ci fanno confidare in un consolidamento dell'andamento positivo anche da parte della Regione, però non ci devono far dimenticare una situazione strutturale molto importante, cioè che questa Regione soffre di pesanti divari e ritardi. Che sono un po' il lascito, la eredità che ci ha lasciato la crisi. I divari sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto ne parliamo di uno particolarmente importante, che riguarda il tessuto economico. Il nostro tessuto economico è fatto di imprese per lo più familiari, microimprese, piccole imprese, che sono più deboli anche di quelle di analoga dimensione degli altri paesi. E che quindi difficilmente possiamo pensare riescano a pianificare investimenti o a realizzare progetti di innovazione. Che cosa comporta questo? Che il tessuto economico calabrese, e non parliamo ovviamente solo di quello manifatturiero, ma tutto il tessuto economico calabrese, ha più difficoltà e se vogliamo anche meno propensione ad impiegare risorse umane ad elevata scolarizzazione. E che quindi è più difficile trattenere queste risorse nell'ambito del nostro territorio. Io dico nostro, come si sente dal mio accento, non sono di origine calabrese, ma mi sento un calabrese adottato, quindi consentitemi questa licenza. Ecco, che cosa succede nel tessuto economico? Questa modesta propensione a trattenere le risorse ad elevata scolarizzazione e questa scarsa capacità dello stesso tessuto imprenditoriale a investire nella crescita delle risorse umane, nell'inspessimento, nel potenziamento delle capacità imprenditoriali, contribuisce a generare un saldo demografico negativo. Saldo demografico che abbiamo visto, che però non riguarda solo la quantità, purtroppo riguarda in maniera molto particolare la qualità. Il presidente Paldino parlava prima dell'esodo di proporzioni quasi bibliche da parte dei giovani calabresi. Ecco, voglio dare un dato in più. Nei 10 anni di osservazione, 2006-2016, sono andati fuori dalla regione 26.000 laureati, una città accademica che si è trasferita. Non solo, ma dai dati osservati, e qui c'è il magnifico rettore che potrà contrastare in parte, perché Unica rimane comunque un'eccellenza a livello universitario, ma purtroppo i dati riguardano tutto il mondo regionale, che cosa succede? Che il 50% dei laureati calabresi va fuori regione, non fa ritorno in regione, e il 25% dei laureati in regione va fuori. Quindi c'è un vero e proprio drenaggio di risorse qualificate. Questo ci fa pensare, ovviamente è abbastanza facile arguire, che i problemi ovviamente siano più che congiunturali, strutturali. A questo si deve aggiungere uno dei lasciti peggiori della crisi, una delle eredità più pesanti, che è l'acuirsi delle diseguaglianze. Diseguaglianze che sono cresciute in tutta l'Italia, ma che nel Mezzogiorno sono ancora più pronunciate. L'acuirsi delle diseguaglianze ci fa pensare e ci fa constatare purtroppo come gran parte delle famiglie calabresi, la quota di famiglie calabresi in povertà assoluta, sia non solo aumentata, ma sia ai massimi livelli di una nazione come l'Italia, che già ha una quota più alta che nel resto del contesto europeo. Ora, accrescere il benessere è un obiettivo finale di ogni attività di politica economica. E quindi è normale che il settore pubblico debba orientarsi verso lo sviluppo, e orientare la propria composizione di bilancio verso lo sviluppo e la crescita. E una delle cose più importanti è proprio quello di rimuovere il blocco strutturale che impedisce
il diffondersi di quello che è il normale dinamismo imprenditoriale, che potrebbe incrementare e far crescere tutto il tessuto economico. Quindi in questa regione sicuramente l'impulso all'economia da parte della pubblica amministrazione, dello Stato, nel senso più largo ed elevato che possiamo dare a questo termine, è rilevante, ma è rilevante non solo per il peso specifico più elevato della media nazionale che la pubblica amministrazione ha nella composizione del PIL, ma soprattutto perché ci sono dei condizionamenti diffusi, dei veri fenomeni di evasione fiscale, di corruzione, di usura, che sono governati da consorterie criminali e che in qualche modo distorcono quello che è il normale gioco economico, che tende ovviamente a potenziare, a far crescere un tessuto economico in grado di sovvertire quella scarsità, quella modesta capacità di accogliere quelle risorse umane, soprattutto di elevato valore, di specifico valore, a cui assistiamo alla loro allontanamento da questo paese. Consorterie criminali che sono diffuse e infiltrate non solo ovviamente nell'ambito di alcuni settori economici, ma sono purtroppo diffuse anche nell'ambito di eradicate in molte larghi aspetti della società, e in qualche modo influenzano anche le decisioni, distorcono quelle che sono le decisioni di trasferimento verso l'economia da parte della pubblica amministrazione, vanificandone l'effetto, il normale atteso effetto positivo. E in più danneggiano quella che, proprio modificando il gioco della concorrenza, le possibilità che si affermino le parti migliori, più efficienti dell'imprenditoria, perché danno spazio ovviamente a quelle imprese che sono loro più vicine. Questo è un fenomeno purtroppo diffuso in tutta Italia. Qui vedo la presenza delle forze dell'ordine, che sicuramente sanno quanto questa infiltrazione sia purtroppo diffusa anche in posti niente affatto alla nostra latitudine, però ovviamente il condizionamento è particolarmente pesante nell'ambito della nostra regione, più pesante che altrove. Questo per un rovesciato senso di riconoscimento sociale da parte della comunità e della società civile. Che cosa ovviamente si può fare? Sicuramente il superamento di questi divari e di queste diseguaglianze può consentire un rovesciamento di questi impedimenti, di queste catene che vincolano le possibilità di sviluppo di questa economia. Una delle prime catene da rompere, uno dei primi condizionamenti da eliminare, delle prime barriere da sfondare è proprio questa della pervasiva distorsione di quella che è la possibilità di crescita dell'economia, perché la presenza di queste organizzazioni criminali, e questo è bene sempre ricordarlo e dirlo soprattutto ai giovani, non solo è pericolosa per l'utilizzo ovviamente delle fonti tramite il riciclaggio, tramite l'usura, delle fonti dei loro proventi che vengono ovviamente da fattispecie di reato, ma soprattutto per quello che non fanno fare, perché impediscono la crescita, distruggono le possibilità di sviluppo di un'economia, derubano delle loro aspirazioni tutti i cittadini e tolgono la possibilità ai nostri figli di realizzare i loro sogni laddove sono cresciuti. Io vi ringrazio per l'attenzione, adesso cedo la parola. Grazie direttore, ha toccato molti temi, e adesso prima di
ascoltare la presentazione del dossier Cervelli in fuga. Io, questo è un argomento che noi anche al mattino abbiamo affrontato più volte. Io proporrei di avere una visione, di ribaltare il problema, perché soprattutto ora che siamo in un mondo globale, no? In cui spostarsi è diventato normale, indispensabile, e in sé lo spostarsi, lo andar via, cioè partire dalla Calabria, partire dalla Campania, dalla Puglia per andare in un altro luogo, che sia al nord, che sia all'estero, non è un aspetto negativo. Non è un aspetto negativo perché consente a chi si sposta, in particolare ai giovani, di arricchirsi, di confrontarsi con nuove realtà e quindi di confrontarsi con esperienze diverse, con esempi negativi e positivi. Il problema vero è che noi non siamo attrattivi. Cioè, oramai il mondo globale, uno non può pretendere che un ragazzo rimanga a Cosenza come a Milano tutta la vita. Il mondo è totalmente cambiato. Se uno pretendesse questo, affronterebbe il problema da una prospettiva sbagliata. È guaio che noi invece non siamo attrattivi. Non partono, non tornano, o tornano in una percentuale molto bassa, ma soprattutto non vengono i giovani dall'estero. E questo è un grandissimo, questo è il nocciolo, secondo me, della questione. Il direttore ha affrontato, certo, il contesto economico è fondamentale, ma ci sono anche degli aspetti, diciamo, di contesto generale. Penso alla scarsa meritocrazia, che è una parola che viene utilizzata nei programmi elettorali, ma poi spesso, quasi mai viene applicata. Spesso anche, penso anche, questo riguarda il Mezzogiorno in particolare, ai bassi primi stipendi dei laureati, anche nelle professioni. Noi a Napoli abbiamo fatto un'inchiesta sui giovani avvocati, hanno delle pensioni da fame quando vengono pagati, per cui preferiscono sicuramente trasferirsi a Milano. Questo è un ragionamento che devono fare anche le professioni. Certo, poi siamo poco attrattivi perché abbiamo un basso tasso di laureati e quindi non creiamo un sistema che può favorire, può interessare ragazzi giovani che vengono da paesi stranieri. Allo stesso tempo, però, nonostante investiamo poco in ricerca, pochissimo in ricerca e pochissimo in istruzione rispetto al prodotto interno lordo, se ci confrontiamo con i nostri partner e con cittadini europei, allo stesso tempo, però, come dimostra la fuga dei cervelli, abbiamo delle scuole sia superiori che universitarie di altissimo livello. E questo è innegabile, seppur la vulgata invece molto spesso vada in un'altra direzione. E nel Mezzogiorno ci sono delle grandissime università. Tant'è che, appunto, mi raccontavano proprio prima di cominciare questa tavola rotonda che l'Università della Calabria, se non sbaglio, l'ingegneria informatica, sono quasi il 100% di laureati, il 100% di laureati nel giro di pochi mesi trova un'occupazione, anche qui in Calabria e all'estero. Quindi, insomma, ci sono degli esempi positivi. E anche in un contesto che politico, che in questi ultimi anni, al di là dei governi che si sono succeduti, non ha guardato in favore dei giovani. Abbiamo riformato le pensioni un sacco di volte, non capendo che forse il più grosso problema di questo paese è proprio lo scontro generazionale che si crea tra una generazione, quella dei 20, 30 anni, 35 anni, e quella dei 45 anni, 50 anni, o addirittura ancora peggio i 60 anni, che non c'è stata mai una generazione di 60 anni così ricca, con una ricchezza pro capite così elevata in Italia.
vediamo che i mutui, chi compra casa nei sopra i 50 anni sono in crescita, e invece vediamo i giovani che si sposano sempre dopo, che hanno difficoltà a mettere su casa, che hanno difficoltà a avere delle certezze. Quindi secondo me ribaltare la prospettiva, cioè essere consapevoli di essere un mondo globalizzato dove spostarsi oramai, lo spostarsi è inarrestabile, bisognerebbe cercare di creare quelle condizioni in modo che i ragazzi svedesi, tedeschi, indiani, cinesi vengano qua a lavorare qua, a studiare qua. E, insomma, adesso consentitemi anche, prima di cedere la parola al direttore Nino Flore, direttore della ricerca demoscopica, di ringraziare e di salutare anche il presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, che è da poco anche diventato un collaboratore ed editorialista del Mattino, con cui abbiamo da anni uno stretto rapporto. Grazie direttore, e a voi per la ricerca. Grazie. Un saluto a tutti i presenti e ai relatori. Già si è fatto un bel quadro sull'argomento, avete detto già tanto, quindi in realtà si tratta di una tipologia di emigrazione nuova che investe soprattutto i giovani, e questa è la novità degli ultimi anni. È un fenomeno molto studiato, quello dei cervelli in fuga, perché è un fenomeno che, come vedremo, ha delle implicazioni sociali ed economiche importantissime. Quindi sono tante, come vedete, le definizioni. Abbiamo fatto un gioco, un word flow, qui abbiamo cercato di capire quali sono le parole che descrivono il fenomeno. Un fenomeno veramente complesso, perché sono diversi gli aspetti che determinano questo fenomeno. Si tratta di capire in quale di questi l'Italia, e quindi anche la nostra regione, si colloca. Quindi si parla di brain drain, quindi di drenaggio dei cervelli, si parla di brain exchange, e il circolo virtuoso che ha accennato il dottor Monga, cioè lo scambio di cervelli, quindi la mobilità, non possiamo sfuggire a questo fenomeno, quindi ci si muove. L'altro fenomeno è, di cui si è detto poco, è il brain quest, cioè il fatto che i giovani svolgano un lavoro che è al di sotto delle proprie capacità, del proprio titolo di studio conseguito. Quindi vedete che sono diversi gli aspetti da analizzare. Si tratta di capire quindi in quale di questi noi ci collochiamo. Sono due quindi gli elementi chiave di cui dobbiamo tenere conto. Quindi sono il livello di qualificazione, quindi due, il livello di qualificazione dei soggetti e la migrazione, mobilità dei soggetti, che ovviamente aspetto che attiene all'elemento demografico. Innanzitutto si tratta di capire qual è la dimensione e la caratteristica. Al di là dei toni allarmistici e quindi della retorica dei cervelli in fuga, ma questi cervelli in fuga ci sono o non ci sono, è un esercito, perché spesso si parla, si enfatizza, però ovviamente è difficile anche la quantificazione di questo fenomeno. Questo lo voglio premettere, perché noi abbiamo avuto grandi difficoltà, perché i dati sono pochi, sono frammentari, quindi abbiamo dovuto fare una ricostruzione di diverse fonti, perché non esiste una fonte univoca che ovviamente ci dia una misurazione specifica quindi del fenomeno. Quindi la prima cosa è capire quindi la dimensione, velocemente, le cause del fenomeno, quindi gli effetti, le conseguenze di cui si è parlato, e poi ovviamente la soluzione di policy, e quindi gli antidoti alla soluzione e quindi del problema. Ma andiamo subito al primo punto, che è quello della dimensione. C'è questa fuga. In realtà i dati confermano che c'è in realtà questa fuga. Se noi consideriamo che negli ultimi 15 anni sono andati via dalla Calabria oltre 180.000 giovani, quindi risorse umane potenziali, al di là che siano laureate o non laureate, questo è importante, sono delle risorse umane potenziali. Di queste, 60.000 sono laureati, quindi si parlava, come diceva il dottor Baldino, di quasi 4.000 laureati all'anno che lasciano la Calabria. E di questi il dato più evidente, più sconcertante, è che
6 su 10 di questi sono giovani fino a 35 anni. Ecco qui la caratterizzazione del fenomeno. Si tratta di una migrazione giovanile, quindi di giovani appunto che emigrano per andare, soprattutto come vedremo dove, vanno soprattutto una grossa fetta ovviamente nelle regioni del nord. Vedete 9 su 10 nel nord e nel centro soprattutto, e 1 su 10 anche si trasferisce all'estero. Un dato questo che ovviamente è in linea con il dato italiano. Qui ovviamente è da tenere presente che cosa? Solamente i flussi verso l'estero, mentre quando parliamo di regioni bisogna tenere conto anche dei flussi interregionali, quindi tra regioni. È un dato anche preoccupante, perché come si diceva prima, come diceva prima anche il dottore Monga, il problema è l'equilibrio, cioè quanti ne escono e quanti ne entrano. Il problema dell'Italia è che questo saldo, che è un tasso specifico, è negativo, quindi anche la comunità europea recentemente si è accorta, ovviamente anche i nostri governanti, si è accorta che c'era questa fuga, che c'era questa differenza tra emigrati, tra laureati emigrati e laureati immigrati, quindi un tasso negativo. Se pensate che è che ovviamente riguarda soprattutto le classi giovanili. In Italia nell'ultimo anno vediamo che su 15.000 laureati, quindi come tasso, 11.000 sono rientrano nella fascia 25-39. Anche qui un dato ovviamente in linea con il dato calabrese. Cosa per dimostrare questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in relazione, vedete questo grafico, abbiamo messo in relazione il tasso migratorio, che come vi dicevo è la differenza tra immigrati, tra laureati che escono e laureati che entrano, e la percentuale di laureati che non trovano lavoro nella regione. Vedete che il grafico, quasi la geografia dell'Italia, disegna la geografia del fenomeno. Vedete come proprio giù troviamo la Calabria. La Calabria che ha uno dei più alti tassi migratori negativi, è 6 volte quello del centro e quello dell'Italia, si avvicina un po' a quello del mezzogiorno, però ovviamente vi è in realtà un fenomeno, un trend negativo, e dove invece troviamo, come vedete, nell'area più, troviamo invece delle regioni virtuose, dove invece sono più i soggetti, i cervelli che entrano rispetto a quelli che escono. Vedete che però la maggior parte delle regioni si trova nella fascia negativa. E la Calabria, ovviamente, purtroppo ha questo primato, ha il più alto tasso migratorio negativo. Come vi dicevo, i dati sono pochi, sono frammentari, quindi noi abbiamo dovuto un po' incrociare altre fonti per avere un dato più specifico, quindi non si poteva non tener conto dei dati e della ricerca Almalaure, che ogni anno ovviamente misura questo fenomeno. Ebbene, vedete, questo tasso migratorio negativo è confermato dagli studi di Almalaure. Vedete che negli ultimi 5 anni su 10.000 laureati il 55% lavora fuori regione, quindi questo confermerebbe il cosiddetto fenomeno del brain drain, di drenaggio dei cervelli, perché ovviamente questi soggetti che non trovano appunto lavoro e quindi sono costretti quindi ad emigrare, quindi a indirizzarsi fuori regione, e quindi è una parte anche all'estero. Se poi ci soffermiamo ancora all'emigrazione intellettuale, vediamo che emerge una relazione direttamente proporzionale tra titolo di studio e possiamo dire anche gravità del fenomeno. Vediamo qui che, questo è uno studio, l'ultimo studio recente dell'Istat, che circa dottore di ricerca, uno su due, ovviamente va fuori regione. Quindi, mentre se noi analizziamo la capacità attrattiva di questo che si parlava, vedete che la regione Calabria, le università calabresi sono le ultime, attraggono solo il 10,7% dei ricercatori. Quindi vedete che il fenomeno del brain drain è molto evidente nella nostra regione.
Beh, che cosa, quali sono ovviamente le cause? Le cause sono tante. Ovviamente se noi parliamo di emigrazione di giovani, la causa l'abbiamo già vista, l'abbiamo già determinata, che è quella appunto della mancanza di lavoro. Però se noi ovviamente andiamo più nello specifico, quali sono le cause? Sono posizione e condizioni, come avete, lavorative non adeguate agli sforzi, al grado di istruzione conseguito. Ovviamente tra queste sono elencate quelle più importanti, anche quelle più evidenziate dalla letteratura internazionale della fuga dei cervelli. Quindi la sicurezza e la stabilità del lavoro è quello l'elemento, diciamo, determinante, il fattore scatenante, che è proprio qui, non c'è precarietà. Ovviamente poi ci sono altre cause che sono lo scarso riconoscimento professionale, però l'elemento dell'instabilità è quello che ci ha veramente incuriosito, perché noi abbiamo notato che è anche confermato da altre fonti ufficiali. Vedete, questo è un altro grafico che mette in relazione sempre le persone che non trovano un lavoro con i soggetti precari che non hanno un lavoro stabile. Vedete la Calabria, anche in questo caso ha il più alto numero di persone che non trova lavoro e ha il più alto numero appunto di precari, quindi quelli che ci sono hanno un lavoro stabile. Questo quindi, secondo noi, abbiamo verificato che è il principale fattore di spinta. Si parlava e si è parlato di cause. Quali sono le cause e gli effetti? Ovviamente la grave perdita di capitale umano, e qui ovviamente c'è una dimensione economica importantissima, perché come si diceva queste risorse vengono formate in Calabria e quindi c'è uno spreco ovviamente di risorse per istruzione. Addirittura le stime parlano nel Mezzogiorno di una perdita di circa 30 miliardi per le regioni del sud. Noi abbiamo provato pure a fare una stima per quanto riguarda la Calabria, si parla in 5 anni di quasi mezzo miliardo di euro per i soggetti, per i laureati delle nostre università. Quindi voi vedete che ovviamente gli effetti sono rilevanti. Quindi sono perdita ovviamente di spesa per quanto riguarda l'istruzione, poi ovviamente che cosa? Perdita fiscale, perché sono soggetti che vanno fuori e quindi mancato introito fiscale. Ovviamente anche questo un altro elemento importante è il declino demografico, e quindi sempre legato appunto alla perdita demografica. Ovviamente questo che cosa determina? Determina una diminuzione del reddito, una diminuzione della produzione. Questa è un'altra implicazione importante. Quindi quali sono gli antidoti? Quindi abbiamo visto i diversi aspetti del fenomeno, che cosa, su quali fronti bisogna agire. Innanzitutto è necessario ristabilire un equilibrio tra i soggetti, come abbiamo visto, che entrano, e i soggetti che escono, quindi creare un circolo virtuoso su questo. Poi si tratta anche di, come si diceva, di favorire la cosiddetta brain circulation, cioè persone, che è necessario che le persone vadano fuori, si formino all'estero, ma è necessario che poi queste persone ritornino, quindi mettano a frutto le esperienze e le competenze acquisite all'estero. Questo manca, cioè perché le persone emigrano e poi abbiamo visto dal tasso migratorio che è un tasso migratorio negativo. E poi ovviamente che cosa? Richiamare i soggetti che sono all'estero. I provvedimenti finora adottati, noi abbiamo fatto più o meno un excursus sui provvedimenti adottati dall'Italia, sono pochi incisivi e temporanei, quindi in realtà la politica in questo caso non ha aiutato, no, a contrastare questo fenomeno. Quindi si spera che ovviamente su questo, quindi anche l'assessore Robbi ci può dare dei suggerimenti per affrontare la problematica. Quindi speriamo negli approfondimenti successivi, che quindi lascio la parola ai relatori successivi. Grazie. Grazie direttore. Allora, assessore Angela Robbe, gli spunti sono stati molti, sia dal presidente che dal direttore della Banca d'Italia, ma soprattutto dalla ricerca di demoscopica. Certo, ci sono dei problemi nazionali e delle tipicità anche del Mezzogiorno.
Io tra i fattori di competitività territoriale che riguardano proprio voi amministratori, io in questi anni ho potuto toccare con mano, anche grazie insomma alla mia esperienza, io ho fatto il giornalista al nord, al centro, al sud, due volte al sud, una volta al centro e due volte al nord, quindi insomma mi sono sempre confrontato abbastanza con questi temi. Ho notato che c'è quello che io chiamo un particolarismo meridionale, cioè gli amministratori, al di là delle forze politiche, al nord, al centro, quando si tratta di ottenere qualcosa, di far qualcosa, di costruire qualcosa che possa essere attrattivo, stanno poco a guardare l'appartenenza politica, se sono di destra, di sinistra, sovranisti, populisti, ancora adesso, no? Questo si vede anche ad esempio nel processo di autonomia, molto pericoloso per il Mezzogiorno, che è in atto, dove è partito, è vero, dalla Lega, ma è stato diciamo appoggiato, comunque non ostacolato assolutamente da parte degli altri partiti, sia del Movimento 5 Stelle che dal PD. Ecco, il Mezzogiorno è secondo me eccessivamente divisivo, e questo è un altro fattore di instabilità. I giovani molto probabilmente cercano certezze, cercano equilibrio, cercano stabilità, l'abbiamo visto. E quindi io l'invito che faccio sempre agli amministratori che incontro è quello di cercare di trovare il dialogo, un dialogo territoriale, che è importante, è più importante più che mai in questo momento, quando appunto è alle viste questa misura dell'autonomia, che potrebbe veramente andare ben oltre i danni che ha già fatto la riforma dell'articolo del titolo quinto della Costituzione con il federalismo. Grazie Assessore, a lei la parola. Benissimo, intanto grazie mille per avermi invitata, perché proprio per il tema che ha è estremamente interessante per me ragionare su questo studio, su questo lavoro, ed è interessante non solo in termini di cultura, ma proprio perché questo ci consente, anche questo strumento insieme agli altri, insieme allo studio di Banca d'Italia, ma insieme a tutti gli strumenti che riusciamo a produrre ma anche a collezionare, individuiamo e puntualizziamo gli interventi che vanno fatti sul lavoro, perché costruire lavoro è un fatto complesso e non è così semplice, altrimenti sarebbe stato risolto e probabilmente da molto tempo. Rispetto al tema e rispetto alle problematiche, è ovvio che le risposte non sono semplici, non sono banali, però possiamo cominciare col dire una cosa. Io partirei proprio dal lancio e dal particolarismo meridionale, probabilmente, e dal particolarismo che ognuno di noi sviluppa al suo interno, perché poi il vero tema è anche questo. Allora, noi abbiamo intanto una necessità, a mio parere, che è la necessità di cominciare a guardarci in maniera oggettiva, guardando sia il dato negativo che il dato positivo, e quindi cominciamo a capire dove siamo effettivamente arrivati ad oggi. Perché è vero che le difficoltà sono tante e le difficoltà si accentuano a determinate condizioni, però è anche vero che una delle nostre principali difficoltà è quello di leggerci in una chiave possibilmente al negativo. E allora, in questo senso, io penso che abbiamo bisogno di rivedere come ci raccontiamo, perché il racconto che noi facciamo di noi stessi è anche il frutto dei cambiamenti che abbiamo non solo costruito, ma anche maturato e abbiamo anche interiorizzato in qualche maniera. Allora, oggi io devo partire da questo e devo partire da due dati che sono appunto quello che ci racconta Banca d'Italia e quello che ci racconta questo studio. Tra l'altro quello che ci racconta la Svimez, che ci racconterà meglio di noi il dottor Miotto. Intanto noi abbiamo dei segnali che nel contesto non sono segnali negativi complessivamente. Allora io partirei di qua, perché se cominciamo a dire che c'è una situazione che strutturalmente, sia pure con dei numeri bassi, però comincia a cambiare, noi cominciamo a guardare nel complesso il nostro sistema come un sistema che può produrre un cambiamento in positivo. E quindi cominciamo a raccontarci diversamente e a raccontare anche agli altri, a farci percepire diversamente. Perché se non cominciamo da questo e non cominciamo col rendere interessanti
agli altri e a noi stessi il nostro contesto, noi non riusciremo ad essere attrattivi. Non lo siamo nei confronti di chi vive, non lo siamo nei confronti di chi non è qui. E allora questo è un elemento importante, perché c'è un dato che è costruire il cambiamento, percepire il cambiamento. E questo intanto è il primo scarto, che è il primo gradino che noi dovremmo superare. Il cambiamento mi pare che si stia costruendo, sicuramente non è ancora percepibile nella vita di tutti i giorni, ma c'è un cambiamento che si sta lentamente costruendo, intanto nella nostra realtà. È un cambiamento che ha bisogno però di alcune cose, di alimentare alcuni aspetti importanti, a mio parere. E prima di tutto, per cambiare il nostro contesto e renderlo attrattivo, noi abbiamo bisogno, e per renderlo attrattivo nei confronti dei giovani che vanno via, noi abbiamo bisogno innanzitutto di, di rendere continuative le politiche che abbiamo messo in campo e che sono sicuramente politiche per le imprese, che sono sicuramente politiche per i giovani, ma sono anche, e più spesso sono quelle che forse servono, da quello che ci raccontano i dati, politiche e interventi non direttamente collegati all'economia. Quello che sta incidendo e sta rallentando proprio il cambiamento e la crescita e la possibilità di trattenere i giovani sono anche dei fattori di contesto, se vogliamo esogeni all'economia, ma sono quei fattori che secondo me principalmente poi impediscono ai giovani di ritornare, alle imprese di crescere, alle imprese di venire e costruire rapporti. E allora abbiamo bisogno, uno, di costruire il passaggio da costruzione del cambiamento a percezione del cambiamento. Come lo costruiamo? Lo costruiamo rendendo evidenti quelli che sono i dati positivi, ma lo costruiamo anche intervenendo a solidificare, a rafforzare tutti quei fenomeni di contesto che in realtà rendono la vita migliore e ci rendono attrattivi nei confronti dell'esterno, siano essi persone che vengono a lavorare, siano esse imprese che vengono per collaborare con le nostre imprese, con il nostro sistema imprenditoriale che esiste, c'è ed è anche abbastanza solido quando lavora in contesti di trasparenza. Perché poi c'è l'elemento che sottende tutti, che è l'elemento che è il freno effettivo a mio parere e riguarda proprio il contesto di grigio in cui molto spesso ci troviamo ad operare. E allora, se questo è, noi abbiamo bisogno di dare continuità alle scelte politiche che facciamo. E alle scelte non intendo di politica generale, ma le politiche per il lavoro, ma le politiche per l'istruzione. E abbiamo bisogno, per fare queste scelte, di capire che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. Allora, mi piace partire da una cosa che mano a mano che leggevo il rapporto mi dava coraggio, diciamola così. Beh, insomma, i nostri ragazzi, sia che escano dalla Calabria per andare alle università fuori e quindi che abbiano acquisito in Calabria una loro istruzione fino alle secondarie, sia i giovani che vengono formati fino alla fase, diciamo, terziaria in Calabria, sono giovani che hanno una tale formazione da essere appetibili e interessanti per il contesto esterno. Allora, il nostro tema è: abbiamo un sistema di istruzione che fondamentalmente non è messo male. Cominciamoci a dire questo. Poi abbiamo un sistema di istruzione e universitario che deve essere messo maggiormente in rapporto con il sistema imprenditoriale. È ovvio che qual è il passaggio che noi dobbiamo fare? Il passaggio è capire cosa non solo serve alle imprese in generale, c'è un gap su alcune tipologie di competenze, vedi le competenze digitali su cui tra l'altro ci stiamo anche muovendo, ma c'è questo tema, ma c'è anche il tema di come ci muoviamo perché le imprese chiedano figure professionalizzate a tal punto e di un certo tipo perché diventi interessante stare in questa regione. Allora il punto qual è? Il punto su cui noi abbiamo bisogno di, i punti su cui abbiamo bisogno di lavorare a mio parere sono: uno,
far emergere i modelli positivi, sia che si tratti di impresa, sia che si tratti di qualità di persone in quanto a formazione. Due, metterli in raccordo, anche qualificando il sistema, e aver portato all'interno del sistema del lavoro anche i centri per l'impiego, che altrimenti restano un sistema passivo, non un sistema ricettivo, è uno degli elementi che noi dobbiamo alimentare e costruire per poter cambiare le situazioni. Abbiamo bisogno di riportare a casa. Io non mi scandalizzo del fatto che le persone vadano fuori, io mi scandalizzo del fatto che le persone non tornino in questa regione. Il vero problema non è il fatto che le persone se ne vadano, a me fa piacere andare fuori, io stessa sono andata fuori, ma penso che tutti noi, sono esperienze che accrescono. Il vero problema è quel il saldo, è il saldo negativo, quello è il vero problema. E allora, se noi partiamo da questo e cominciamo a costruire dei percorsi che rendano interessante e possibile stare o ritornare nella nostra regione, individuando anche quali sono gli elementi che hanno consentito ad alcuni di ritornare, di restare, piuttosto che ad altri di andare via, allora avremo fatto un pezzo di strada, che non è tutto, ma è un pezzo di strada importante. E il pezzo di strada lo possiamo fare mettendo a punto delle misure specifiche che aiutano l'incontro fra i giovani e il mondo del lavoro locale, che aiutano il mondo del lavoro locale a intercettare i giovani che servono, ma abbiamo bisogno che si mettano in movimento le comunità economiche e sociali di questo territorio. E in questo senso il ruolo che può svolgere, che possono svolgere le banche di credito cooperativo, che partono da un'analisi economica ma intercettano poi le famiglie, i bisogni, i giovani, i lavoratori, diventa un elemento importantissimo. Perché? Perché ci restituisce il valore delle iniziative messe in campo e ci consente anche di modularle ad hoc. Ora, Bando Competenze Digitale nasce da una riflessione fatta con l'università sulla base di una serie di dati che ci dicevano e che ci dicono che i giovani hanno bisogno di qualificarsi in quell'ambito. Il vostro studio ci dice, ci rafforza nelle convinzioni. Ora, rispetto a questo, abbiamo ancora bisogno di affinare la possibilità di mettere in connessione i bisogni delle imprese con i giovani e le persone che escono da percorsi formativi, ma che anche escono da percorsi di riqualificazione. In questo senso, qualificare il percorso di Dote, che ha avuto un avvio difficile, ma che può essere un pezzo delle possibilità di incontro fra giovani e mondo del lavoro, secondo me vale la pena di alimentarlo, ed in questo senso ci stiamo muovendo, perché una Dote è una Dote quando questa Dote viene messa in gioco nelle imprese e con le imprese, e quindi questo è il pezzo che secondo me va alimentato, come vanno alimentati tutti quei percorsi che intercettano il lavoro come si viene costruendo a valle di percorsi di incentivazione di impresa o di incentivazione di territori o di incentivazione di sistemi. Ed in questo senso io credo che anche il lavoro che è stato fatto e che è stato avviato come il modellino che sta venendo fuori dai piani locali per il lavoro possa essere uno strumento. Qual è il tema? Il tema però è uno: dare continuità alle politiche. Questo è il vero tema e questo è il vero nodo di Gordio, perché noi non riusciamo a portare avanti. Allora, noi non possiamo pensare che i risultati sul lavoro si raggiungano nell'arco di brevissimo tempo, e non possiamo pensare che a fronte di politiche per generare lavoro poi ci ritroviamo di fronte a proposte che invece guardano più all'assistenza e ci inquadrano in questi termini, che è un inquadramento secondo me non solo dannoso ma offensivo per il Mezzogiorno. Noi non possiamo pensare che l'assistenza sia lo strumento che ci tiene a galla. Quello è l'elemento che secondo me va rifiutato, e va rifiutato proponendo dei modelli alternativi. E questi modelli alternativi li possiamo proporre se e solo se noi alimentiamo delle forme di collaborazione di qualità, piuttosto che competizione che ci deprime. E la competizione, quando non è interpretata in senso positivo e in senso di crescita, diventa
divisione all'interno dei nostri percorsi. E questa divisione non solo non la dobbiamo alimentare all'interno della Calabria, ma non la dobbiamo alimentare nemmeno tra le regioni del Mezzogiorno, perché c'è l'altro tema: alimentare la divisione all'interno del Mezzogiorno per gestire meglio situazioni di, come dire, di opportunismo anche politico, se vogliamo. Allora, questo è l'elemento che noi dobbiamo a tutti i costi evitare, e lo possiamo evitare non solo ragionando sui progetti, come si sta facendo, su progetti integrati che guardano diversi aspetti, ma anche ragionando attraverso anche il sistema universitario, che è importante in questo senso, perché è importante che il sistema universitario in qualche modo si faccia promotore di rapporti con i soggetti non solo locali dell'imprenditoria e del sistema economico, ma si faccia anche promotore di rapporti con le università, innanzitutto nel Mezzogiorno, per creare quella che è, secondo me, il vero elemento di debolezza. Noi, come regioni del Mezzogiorno, siamo tutte molto ben collegate verso il centro, ma non siamo collegate tra di noi. Questo è il vero elemento che stigmatizza le divisioni e l'essere divisivi tra di noi, che è il primo elemento di debolezza, e indebolisce la possibilità di far percepire il cambiamento come cambiamento strutturale di un sistema territoriale, piuttosto che di puntuali esperienze positive, come possono essere quelle di alcune province, e Cosenza è una di questi, rispetto ad altre che invece sono assolutamente sistemi territoriali da rivedere. E allora, in questo senso, abbiamo bisogno di lavorare insieme a livello di diversi soggetti, lavorare insieme per portare avanti tematiche anche differenti. Non è, lo dico e lo ribadisco, non è il lavoro, non si crea lavorando solamente sul lavoro nello specifico, e quindi solo sui giovani o solo sulle imprese, ma lavorando sul sistema. In questo senso abbiamo bisogno anche di raccogliere le indicazioni rispetto agli strumenti messi in campo, come stanno arrivando correttamente. Dove lavoro è partita in un modo, è partita anche male, se vogliamo. In corsa la stiamo rivedendo anche grazie ai suggerimenti che ci stanno venendo. Competenze digitali uguale. Ora io mi auguro che questo strumento, perché sia tale, perché sia vivo, diventi uno strumento di dialogo con le istituzioni, e in particolare mi auguro che lo sia con il mio assessorato. Grazie. Grazie, grazie assessore. Ora la parola a Delio Miotti, dirigente dello Svimez. Lo Svimez tutti gli anni produce il suo rapporto sul Mezzogiorno, e abbiamo parlato di contesto economico, quindi se magari, oltre alle considerazioni sui cervelli in fuga, ci racconta un po' come vedete voi dallo Svimez questo rallentamento dell'economia nazionale e le sue ricadute sul Mezzogiorno e sulle regioni meridionali. Grazie, grazie. Intanto desidero ringraziarvi per l'invito che avete formulato alla Svimez, che noi siamo stati felicissimi di accettare. È una nostra missione quella di frequentare i territori, di conoscerli, di interpretarli. È una nostra missione quella di studiare a fondo e di conoscere i problemi del Mezzogiorno. Allora, il Mezzogiorno, teniamo conto che siamo usciti da una grave crisi economica, una fase recessiva che ha colpito doppiamente il Mezzogiorno, perché la prima fase recessiva è stata una recessione internazionale dovuta alla crisi finanziaria delle imprese, delle banche americane. La seconda fase, il secondo picco, invece è dovuto al debito sovrano, che ha pesantemente penalizzato il Mezzogiorno. Da questa fase come ne siamo usciti? Ne siamo usciti molto lentamente. Il Mezzogiorno segue l'evoluzione economica nazionale, quindi non si distacca, sta reagendo bene a questa tendenza. È chiaro che in questo quadro mondiale l'economia è fortemente connessa, le interconnessioni generali sono tali per cui i rallentamenti a livello internazionale si riflettono in maniera inevitabile sul piano nazionale, su quello interno, e pesano decisamente sulle aree più deboli, quelle che hanno, come dire,
bisogno di più tempo per reagire. Quindi il Mezzogiorno in questi anni è cresciuto più o meno come il Nord, non si è distaccato pesantemente molto da questo, anzi, è previsto secondo noi un rallentamento che sicuramente sarà più pesante per il Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, però non è detto che naturalmente che questo è dovuto agli aspetti di politiche esterne, quindi non dipende sostanzialmente necessariamente solo dalle azioni di governo nazionale. E il Centro-Nord sostanzialmente, abbiamo visto, tenderà a rallentare, e il Mezzogiorno in questo caso sarà ancora più penalizzato. Quello che invece mi interessava dire in questo caso, venendo qui in Calabria, era parlare un po' della Calabria, parlare di una regione resiliente, una regione che ha capacità e che dimostra di saper reagire alle difficoltà che ha affrontato. In questi anni si è affrontato con molta forza, ma anche in modo molto poco evidente, questa capacità di rigenerarsi, di rafforzare, tant'è che i risultati cominciano a venire. Quest'anno la regione, stando alle nostre stime, avrebbe raccolto un bel 2% di crescita, che è in linea sostanzialmente con le imprese del Centro-Nord. Ed è una crescita abbastanza consistente, perché è dovuta al risveglio generale di tutti i settori dell'economia regionale, diversamente dal resto del Mezzogiorno. È cresciuta ed ha ripreso l'agricoltura, ha fatto abbastanza inconsueto e inaspettato rispetto al resto del territorio meridionale. È andata molto bene l'industria, si è sviluppato, si è rassodato il settore dei servizi, anche se quello è uno degli elementi deboli, ma è debole per tutte le regioni del Mezzogiorno, e sta riprendendosi e si sta consolidando anche il settore delle costruzioni. È una crescita abbastanza rafforzata, perché è accompagnata da una dinamica dell'export robusta che si è rafforzata nel primo semestre di quest'anno, e è stata accompagnata da una crescita dell'occupazione che anch'essa rafforzata nei primi sei mesi. Certo, nell'ambito della crescita dell'occupazione, l'occupazione cresce come può, cioè cresce tenendo presente che affrontiamo un quadro nazionale, ma direi internazionale, in cui il lavoro, la forza lavoro, il fattore lavoro è pesantemente in crisi, fortemente marginalizzato, e dentro questo è chiaro che emergono con forza elementi di stabilità, di fragilità stessa. Se noi consideriamo che nell'ambito della distribuzione dei redditi il reddito da lavoro era dell'ordine del 90% della distribuzione della ricchezza, e ora siamo all'ordine del 60%, in alcuni casi del 50%, possiamo capire bene come questa divisione nell'ambito dei fattori di produzione e nell'ambito della distribuzione sociale abbia completamente spiazzato questa forza, questa componente. È evidente quindi che trovare il modo di occupare le persone, trovare i settori di inserimento, individuare i percorsi dentro le catene globali del valore, che non dipendono naturalmente dai singole aree, ma sono disegno di una strategia di vasta dal punto di vista territoriale e di grandi competenze dal punto di vista impegni, dal punto di vista finanziario. Questo indubbiamente ci dà la misura della complessità del fenomeno. Ora, ho letto questo rapporto con molto piacere, devo dire che è interessante, direi anche molto corposo per essere un rapporto per una provincia. Però poi ho pensato, questo però viene promosso da una banca di credito cooperativo, questi sono chiaramente i terminali interessanti che permeano sul territorio, che lo interpretano, che lo conoscono, e dunque è necessario che si dotino di strumenti di conoscenza importanti. Trovo molto interessante soprattutto le dinamiche economiche, sostanzialmente sono un po' quelle che vi ho raccontato. Quello che invece è molto importante è quando si parla di demografia. Allora, la demografia è uno è ciò che muove il mondo. In questi anni noi stiamo assistendo a una profonda redistribuzione e un profondo cambiamento della demografia mondiale. È dovuto al fatto che alcune aree mondiali hanno
hanno ormai completato il processo di transizione demografica, altre, e parlo in questo caso della Cina, parlo soprattutto dell'Europa, in parte anche dell'America, altre che sono entrate addirittura in ritardo dentro il processo di transizione, cioè l'Africa che da qui a 40 anni quasi raddoppierà la sua popolazione. Un abitante della Terra su 4 sarà africano. In questo contesto, in questo periodo, naturalmente lo sviluppo, proprio tenendo presente questa circolarità dell'evoluzione che c'è stata nella rivoluzione industriale, che è partita da Occidente, scesa da Oriente e torna verso Sud, sarà il luogo della crescita dell'economia mondiale, perché dentro in Africa ci sono la maggior parte delle terre fertili ancora non sfruttate, perché l'Africa contiene tutte le risorse strategiche minerali per supportare i processi di crescita delle tecnologie fondamentali del nuovo secolo. In questo, naturalmente, il processo che si sta innescando è un processo complesso, che è completamente diverso da quello che è stato il processo di sviluppo industriale dei paesi, perché l'Africa salterà quasi completamente il processo di industrializzazione, passa dal settore agricolo, dall'agricoltura al terziario avanzato, ai processi di sviluppo che non saranno più localizzati nei piccoli territori ma concentrati nelle grandi città. Questo farà sì che ci regalerà sostanzialmente circa 380 mila africani che premeranno sulle coste del Mediterraneo. È la parte naturalmente dell'Africa subsahariana, perché l'Africa mediterranea ormai si sta rapidamente adeguando ai nostri comportamenti, quindi si sta sviluppando, le migrazioni saranno più lente, addirittura ci sarà un rientro, invece dall'Africa subsahariana si premerà verso di noi. E l'obiettivo di questi paesi è l'Europa. L'Europa che li attrae pesantemente. Quindi tutto quello che c'è stato finora, diciamo, di sbarchi o di comportamenti, sono un piccolo assaggio rispetto a ciò che poi potremo aspettarci nei prossimi decenni. E l'Europa in questo contesto come fa? Come si trova? Intanto io vorrei dire subito una cosa. Noi viviamo un periodo di incertezza in cui, grazie ai social, grazie alla capacità di poter dialogare, sostanzialmente siamo convinti di avere tutti gli strumenti per capire come il mondo si sta muovendo, cosa accade realmente, e quindi si crea questa confusione drammatica fra percezione dei fenomeni e realtà dei fenomeni stessi. Questo elemento indubbiamente fa sì che noi ci troviamo oggi ad attuare anche politiche che sono pesantemente in contrasto con quello che è la realtà della nostra società. Mi spiego meglio. L'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo. Nei prossimi 50, considerare, parlando di questo processo di transizione demografica, di movimenti, noi abbiamo che nei prossimi 50 anni avremo i malati demografici del mondo saranno l'Europa, e segnatamente la Germania, l'Italia, i paesi del Mediterraneo, i paesi dell'Est, che paradossalmente si ostinano a non volere gli immigrati e verranno pesantemente penalizzati dalla loro difficile situazione demografica, la Russia, la Cina, il Giappone. Questo processo come si svolgerà in Italia? Come sia di fatto? Esiste già. Noi ci siamo già preparati ad andare verso questa condizione di squilibrio demografico. Tenete presente che l'Italia ha cominciato a fare meno figli dal 1922. Dal 1964 ha completamente deciso di ridurre pesantemente la propria capacità di procreazione. Passa da 1.600.000 nati a attuali 500.000. Tra 1.600.000 nati dal 64 ad oggi e i 500.000 di oggi, che il prossimo anno saranno 450.000, che nel 2065 saranno, se no, 390.000, queste persone che fra 15 anni saranno adulte e verranno sul mercato del lavoro dovranno lavorare per far fronte
a una domanda di assistenza espressa da quel 1600-1500 che si sono sviluppati dal 64 ad oggi. Tenete conto che cosa vuol dire dal punto di vista di rapporto generazionale questa misura. Non è, si tratta di contesa, si tratta che non è, cioè si arriva all'insostenibilità del sistema finanziario, del sistema sociale, del sistema economico. Se noi pensiamo che in questo contesto, da qui ai prossimi anni, quello che noi perderemo pesantemente sono i giovani e la popolazione in età da lavoro, tenete conto che questo si rifletterà pesantemente sui livelli di prodotto. Cioè avremo minori risorse prodotte a fronte di maggiori richieste di assistenza, perché avremo una popolazione vecchia, perché paradossalmente l'Italia da qui al 2065 perderà prevedibilmente 8 milioni di abitanti, 5 milioni li perderà il mezzogiorno, e come risultato di calo della popolazione 0-14, calo del 24% della popolazione 15-65 anni, aumento della popolazione 65 anni ed oltre, e soprattutto gli ultraottantenni. Nel 1950 le donne di oltre 90 anni saranno molte di più delle donne, delle bambine nate in quell'anno. Questo per dare una proporzione, una dimensione. Se noi applichiamo un tasso di inerziale, è un esercizio che ha fatto molto bene la Banca d'Italia, ma che poi stranamente però non è riuscito sui giornali, non ha avuto nessuna notizia. Se noi applichiamo meccanicamente, e non c'è ragione di dubitarne, tenendo presente la ostinata, come dire, staticità della dinamica della nostra produttività di sistema, il prodotto interno lordo da qui al 2060 dovrebbe ridursi di un quarto a livello nazionale. Se noi applichiamo lo stesso esercizio a livello territoriale, ci accorgeremo che il mezzogiorno perderà il 40% del proprio PIL, il 16% il centro nord. Quindi tenete conto che a questo punto tutte quelle misure che noi stiamo pensando, ragionando di un divario di prodotto che è dell'ordine di un quarto più o meno, oggi cosa si propone, cosa accadrà domani? Tenete presente che il baratro si sta presentando, perché come potete pensare da qui ai prossimi anni ogni volta noi faremo un di fronte a una lettura di un dato di nuove nascite, di minori nascite che noi avremo. Quindi è chiaro che noi avremo bisogno di giovani, avremo bisogno di potenziare il nostro sistema, perché naturalmente cosa alimenta la crescita di base di un paese? È il dividendo demografico. Se questo dividendo demografico è negativo, non si ha capacità in questo senso, e allora bisogna ricorrere a quello che genericamente viene definito un dividendo di secondo livello, oppure gli anglosassoni chiamano dual dividend demographic, che sarebbe sostanzialmente aumentare l'età media di pensionamento per aumentare il periodo di età lavorativa, innalzare il tasso di attività femminile, aumentare notevolmente il livello di istruzione, il capitale formato. Teniamo presente che noi parliamo molto dei nostri giovani laureati, ancora noi abbiamo una forza lavoro molto poco scolarizzata, perché nel 1960 quelli lavorano ancora, al massimo avevano la terza media. Quindi lo sviluppo della nostra crescita, del nostro guadagno di capitale umano nasce proprio in quella fase di grande democratizzazione dell'istruzione, ma che si sviluppa intorno agli anni 70. E poi chiaramente tutte le generazioni successive, che sono sempre minori in termini di consistenza, sono sempre quindi generazioni sempre più esigue, che cercheranno di trovare un punto di lavoro. E paradossalmente cosa abbiamo? Ne abbiamo pochi di persone ad alto livello di cultura. Il nostro tasso il nostro rapporto fra laureati e popolazione è esattamente la metà di quello dell'Europa, molto più basso di quello dei paesi dell'est addirittura. Quei pochi che abbiamo non siamo in grado di occuparli. E perché? Non siamo in grado di occuparli perché siamo pesantemente carenti di capitale fisso produttivo. E siamo pesantemente carenti di capitale fisso sociale. Le risposte che danno
gli imprenditori, la domanda in cui chiedono perché magari non assumerebbero di più, come, quali sono i fattori di organizzazione dell'impresa, riprende proprio questa carenza di capitale fisso sociale, cioè una pubblica amministrazione che, non, che ha delle sue lungaggini inaccettabili, inaccettabili perché naturalmente cosa accade per quel che riguarda la pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione, fino a che non c'è stato la grande rivoluzione industriale dell'industria 4.0, io direi ormai siamo sulla 5.0, nessuno ancora ne parla, ma è così, ormai vi è una come dire, frantumazione, è una scomposizione sempre più fine, sempre più articolata e complessa, al punto tale che parlare di industria ha molto poco senso rispetto a fare la divisione dei settori terziari, perché vi è una integrazione completa, è una complessità molto più raffinata, perché chiaramente le nuove tecnologie questo lo consentono, i nuovi materiali, le nuove definizioni, chiaramente l'intelligenza domina sempre sull'hardware e questo chiaramente ci impone di dover quindi la pubblica amministrazione naturalmente quando è nell'ambito di un settore chiuso, quindi non ha competizione, non è un influente se rilascia un certificato con un giorno di ritardo, con 15 giorni di ritardo, se un processo si chiude con 2 anni di ritardo, chi se ne frega? Quando invece questi diventano fattori determinanti nell'ambito di una competitività di un sistema, beh, allora le cose diventano davvero drammatiche. Abbiamo di fronte una pubblica amministrazione vecchia, l'età media della pubblica amministrazione italiana è 54 anni. Ci sono pochissime persone che hanno al di sotto dei 40 anni. È una pubblica amministrazione demotivata, ma ha ragione demotivata perché è scarsamente colta, ha pochi interessi, i dirigenti che hanno naturalmente hanno ormai sulla soglia di 60 anni, pensate voi che strategia possa mettere in campo chi sta già pensando a quota 100 per andarsene in pensione. E teniamo conto che i nostri territori ormai sono oggetto di forte contendibilità. Ci sono territori europei forti, faccio il caso delle Fiandre, che è una delle regioni più sviluppate del mondo, che fa operazioni di aggressione, proprio aggressive, nei confronti dei territori, di tutti i territori, per catturare i capitali mobili mondiali, per catturare le intelligenze. Vengono anche qui in Calabria a fare scouting e si portano via naturalmente le famose start-up. Uno dei fattori di sviluppo e di crescita che per noi, ma che purtroppo per il tipo di sistema creditizio che noi ci siamo creato nel corso degli anni, che era un sistema creditizio burocratico, formalmente erogativo e di nessuna capacità di modesta capacità di relazione con il mondo industriale, pensiamo ai sindacati di Mediobanca ed altro, naturalmente non riescono a garantire lo sviluppo. E allora c'è bisogno, di fronte a queste cose, di creare quelle condizioni per aumentare lo sviluppo. Noi dobbiamo quindi concentrare molto sull'attenzione dei giovani, dovremmo in qualche modo attuare, per esempio, nell'ambito del lavoro, quella capacità di conciliazione maternità-lavoro che si vede benissimo da un grafico delle nascite nel centro-nord, il mezzogiorno non ha nessun effetto, ma dal 2008 al 2000, dico dal 95 al 2008, prima della fase di crisi, e le nascite della famiglia di immigrati, ma soprattutto le politiche di conciliazione fatte in regioni come l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, hanno fatto sì che le nascite si innalzassero in modo molto significativo. Dal 2008 è chiaro che molte di queste politiche non si sono fatte più, gli immigrati si sono adattati ai nostri costumi ed è ripreso inevitabilmente il calo di questa tendenza. Quindi è chiaro che se si mettono in moto questi meccanismi si possono creare queste condizioni. Parlavo di realtà e percezione, è proprio questo l'aspetto della realtà e della percezione, cioè il fatto che noi abbiamo una realtà in cui noi dovremmo far fronte
a queste gravissime emergenze, per cui quindi valorizzare i giovani, favorire il rapporto lavoro-famiglia e soprattutto mettere in campo anche operazioni evidentemente non quasi non convenzionali per favorire la ripresa dello sviluppo. Ma l'idea è, per esempio, nel caso dei settori, quello che viene fuori dell'economia regionale viene in mente quella che è una, ormai la regione stessa l'ha già fatto, l'ha già iniziato, che è quello della ZES, la zona economica speciale di Gioia Tauro, che dovrebbe, ecco, perché questi sono alcune misure di politica economica che riescono a dare esogeni, che devono dare veramente delle spinte forti alla crescita, perché la regione di per sé elementi o fattori ce li ha, perché ha, se noi facciamo esempio una piccola matrice, vediamo che ci sono i giovani, perché c'è Arcavacata che ha delle eccellenze, perché è un'università che sta fra le prime 20 censite a livello mondiale per la sua capacità di brevetti, quindi ecco, o abbiamo Reggio Calabria che per esempio era anche all'avanguardia perché nei rapporti che ha con il Mediterraneo per sviluppare le relazioni necessarie che ci sono per la regione e per il mondo, per il contesto nel quale il Mediterraneo sta diventando l'area centrale. È chiaro che quindi questi elementi ci sono. Tornando alla pubblica amministrazione, ad esempio, la gente sente che sono sempre più vecchi. Dai 3 milioni che noi abbiamo di occupati nella pubblica amministrazione, se noi trovassimo il modo di mandarne in pensione la metà, 1,5 milioni, e questo 1,5 milioni fosse ampiamente sostituito con i nostri laureati che invece di stare a spasso ad essere sottooccupati, perché tenete presente che nelle immigrazioni c'è un forte turnover, noi diciamo se ne vanno, molti tornano, vanno, si fermano, hanno stagionalità, hanno periodi di varie posizioni, ma quella che non è stagionale, ma quella che non ha questi dinami è l'immigrazione dei laureati. Se il laureato se ne va, non torna. Il tasso di ricambio dei laureati è un terzo. Questa è la condizione sulla quale bisogna lavorare. Teniamo presente che l'emigrazione dei laureati prima non se ne parlava per due motivi. Uno, perché le università nel Mezzogiorno non c'erano ancora, e quindi c'è anche una seconda migrazione, non ho capito se l'ha fatto, ma è quella di coloro che, finito la maturità, vanno fuori, si laureano e non tornano più. E questo è uno degli elementi forti che vanno tenuti in considerazione. Oggi naturalmente si laureano e poi naturalmente, purtroppo per noi, sono costretti ad andarsene. La pubblica amministrazione negli anni 60 e 70 è stata una fucina della cultura e dell'intelligenza nel nostro sistema. Tenete conto che tutti i grossi manager che sono finiti nelle imprese private vengono dalle partecipazioni statali, sono tutti quanti, sono passati nel presente, quindi poi considerate che i grandi enti che sono statali, la Banca d'Italia per intenderci, che ha una forza notevole. E questa naturalmente, considerate quale vantaggio potrebbe avere in termini di, pensate che soltanto del DEF di 2 anni fa stimava che se si fosse fatta una riforma della PA come si stava delineando, il PIL sarebbe cresciuto almeno 1-2 punti percentuali in più l'anno. Quindi questo ci dà una misura di come a volte misure così, che indubbiamente hanno un certo costo, ma che hanno una forte capacità di ripagarsi rapidamente, quindi hanno dei rientri notevoli su questo fronte. Quindi la cosa che poi stupisce è che a volte anche nei vari governi, ecco, si rincorrono magari, si titillano proprio le esigenze di chi ha più voce, quindi i giovani vengono, se pensate all'idea di quota 100, e penalizza i giovani, questo vuol dire noi scarichiamo su di loro ulteriori debiti una nostra componente che abbiamo già accumulato negli anni passati. Mi sembra che questo, oltre che essere immorale, francamente, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista economico, è assolutamente insostenibile. Quindi, oppure questi aspetti che di solito vengono un po' taciuti, che invece hanno il rischio che, per esempio, nell'ambito di una inevitabile, perché quello che sarà nella pubblica amministrazione verrà comunque fatto una sostituzione, perché verrà necessariamente operato un turnover, e questo indubbiamente magari verrà fatto seguendo non criteri oggettivi che invece potrebbero veramente essere uno dei fattori rilevanti per lo sviluppo nazionale. Grazie. No, mi fermo qui. Grazie del suo intervento. Adesso abbiamo
una testimonianza registrata da New York per evitargli una levataccia, visto il fuso orario, con Pietro Toscano, senior risk manager di Oppenheimer Funds, che è un grande fondo di investimento che ha oltre 13 milioni di clienti, mi pare circa 300 miliardi di attività. Sono numeri importanti, vero Presidente? Spero che siamo pronti per partire il filmato. E il dottor Toscano ci buongiorno a tutti da New York. Vorrei cogliere l'occasione oggi per ringraziare tutti i presenti, a partire dal presidente della BCC Nicola Paldino, a Federico Bria per il loro affettuoso invito, a tutti i soci della BCC, al direttore del Mattino di Napoli Federico Monga, gli esponenti esecutivi del gruppo bancario ICREA oggi presenti, al direttore Banca Italia Calabria Sergio Magarelli, al direttore ricerca demoscopica Nino Floro e a tutti coloro che hanno partecipato a una discussione su un tema purtroppo attuale e vivo come quello dei cervelli in fuga. Sono onorato come cittadino italiano, ma ancora di più come calabrese, a fare parte di questo convegno con voi tutti oggi, anche se da oltreoceano. Questi pochi minuti vorrei in una prima fase condividere con voi in breve il percorso che mi ha condotto qui negli Stati Uniti circa 10 anni fa. In una seconda battuta condividerò i miei pensieri circa il fenomeno più generalizzato della fuga dei cervelli dall'Italia, un fenomeno ormai datato, ma che non tende a rallentare. Infine darò qualche mia opinione basata in parte sulla mia esperienza personale, in parte su quella di altri che come me ho visto lasciare il nostro amato paese e tenterò di fare qualche potenziale e dare qualche potenziale ricetta per rallentare il fenomeno e trattenere ed attrarre talento in Italia e al sud. Il mio percorso va indietro agli anni universitari a Pisa, dove nei primi anni 2000 concludevo la laurea in ingegneria elettronica. Da lì mi imbarcai per la prima volta verso gli Stati Uniti per uno stage al Fermilab di Chicago, uno dei più grandi acceleratori di fisica delle particelle al mondo, laboratorio dedicato ovviamente al nostro Enrico Fermi. Durante quel viaggio ebbi l'opportunità di incontrare in un'escursione a New York un compatriota ex ingegnere che lavorava in una famosa banca di investimento e mi ispirò a seguirne le orme. Dopo quel breve stage ritornai in Italia, dove iniziavo ancora una volta a Pisa il mio dottorato. Le opportunità che i miei colleghi di qualche anno più avanti ottenevano in aziende di tutto rispetto a me parevano limitate e limitanti rispetto agli sforzi fatti. Dopo solo un anno di dottorato decisi di spendere un periodo di ricerca alla Cornell University, così partii e lì come dottorando venivo apprezzato. In America solo i dottorati sono chiamati dottori, in Italia invece venivo considerato dalle aziende come uno che stava perdendo altri 3 anni della sua vita. Quell'anno fu decisivo per me per prendere una decisione interiore. Tornato in Italia per completare il dottorato, feci domanda per l'ammissione alla laurea in ingegneria finanziaria alla Berkeley University in California, la prima al mondo in quel campo. In California studiai nell'anno della crisi finanziaria. Non fu facile, ma seguivo corsi insegnati da professori che erano andati vicino al premio Nobel ed era tutto un po' affascinante per me. Così, 10 anni fa, iniziò la mia avventura nell'alta finanza. Fui assunto a San Francisco, in California, da BlackRock, la più grande società di investimento al mondo, che oggi gestisce più di 6.000 miliardi di euro, più di 3 volte il PIL italiano. Lì mi feci le ossa, gestendo il rischio di fondi a tasso fisso, sia attivi come prodotti long only hedge funds, sia passivi come gli ETF, monitorando un totale di più di 500 miliardi di dollari. Da circa 2 anni ricopro qui a Wall Street il ruolo di capo del rischio di investimento per la Oppenheimer Funds, monitorando tutti i prodotti di multi asset e alternativi. La scelta di lasciare l'Italia però non fu facile. I sacrifici che noi italiani all'estero facciamo portando spesso in alto il nome dell'Italia sono molteplici. Da una parte c'è un figlio lontano dai propri familiari che perde occasioni uniche, quali la nascita della prima nipotina che perde Natali, estati, compleanni con i propri familiari. Dall'altro c'è il pianto interiore di una mamma e di un papà che hanno sacrificato la loro vita solo per vedere i propri figli allontanarsi. Questo è un costo inestimabile, per cui
ci vuole fegato. Ebbene, i governi italiani hanno costretto in qualche modo noi italiani all'estero a fare scelte difficili, a costi sentimentali altissimi. Vorrei però ora focalizzare l'attenzione sul tema del giorno. Il fenomeno della fuga dei cervelli è vecchio, iniziato con maggiore vigore dal 2000, ma sempre è stato presente come fenomeno dai primi anni del Novecento. Possiamo parlare di fuga di cervelli dal sud al nord in un contesto prettamente domestico, seppur il capitale umano in tal caso sarebbe ancora conservato entro le mura italiane, e possiamo parlare anche del fenomeno più generale. Del fenomeno migratorio dall'Italia verso altre nazioni. Il fenomeno dell'occupazione, che spesso trova soluzioni, aziende per così dire, da Roma in su, è ben noto. Le radici del problema si possono trovare andando indietro a Garibaldi e Cavour. È storia che il sud fosse la parte ricca dell'Italia nell'Ottocento e il nord fosse prettamente zona paludosa. Eppure le sorti dell'Italia vennero rovesciate per non trovare più ritorno. Quella decisione portò il Sud ad impoverirsi, portando anche alla creazione di fenomeni malavitosi. Fu lì, già nei primi anni 20, che si vedevano flussi migratori dei nostri antenati verso Argentina, Stati Uniti, Canada. Poi il boom economico italiano del dopoguerra, anni 60, 70, un paio di decenni felici per l'Italia grazie alla motorizzazione. Dagli anni 80 fino ad oggi direi che la politica ha fondamentalmente fallito. In quasi 30 anni, a prescindere dal colore del partito, la politica italiana ha mancato di visione e strategia, sempre vissuta in un'ottica di breve termine tra corruzione e scandali. I risultati oggi sono chiari, con un debito pubblico secondo soltanto alla Grecia, un tessuto industriale che stenta a ripartire e a globalizzarsi, con infrastrutture mancanti o carenti nel sud, con governi che promettono ma concretizzano poco o nulla. Per aiutare il Sud a essere metambita per nuove aziende, con una mentalità troppo avversa al rischio, che non investe capitali di ventura in idee innovative dei nostri brillanti giovani italiani, di una burocrazia ancora troppo lenta e farraginosa, di sindacati che rallentano lo sviluppo di un'economia libera. Pensate al caso Uber. Pensiamo ai non sufficienti fondi investiti in ricerca e istruzione, tutti ingredienti necessari dal punto di vista di lungo termine per far ripartire l'Italia e attirare possibilmente anche talento straniero, invece di perdere capitale umano e intellettuale a vantaggio, per esempio, degli Stati Uniti. Negli ultimi 30 anni, ogni anno in media 2.000 laureati italiani hanno lasciato l'Italia. Pensate a quanto ogni famiglia italiana ha investito di tasca propria e lo Stato da parte sua per fare arrivare quei figli dalle elementari alla laurea. Ho fatto un calcolo a spanne di 300.000 euro tra famiglie e Stato. Moltiplicate per 2.000 si ottengono 600 milioni di euro persi ogni anno. Ma in realtà l'Italia perde molto di più. L'Italia perde il valore aggiunto della creatività, perde nel moltiplicatore aggiunto da questa qualità che noi italiani abbiamo. Moltiplicate poi quelle persone per lo stipendio medio lordo di una carriera di 35 anni, otterrete un numero enorme di svariati miliardi di euro. Quindi, cosa rimane ai giovani di oggi, ai cosiddetti millennials, alla generazione X? Poche alternative. Rotolarsi i pollici e vivere di ricchezza trasferita da generazioni precedenti finché quella non si erode. Magari accontentarsi di qualche lavoro per chi ha la fortuna di trovare il cosiddetto posto fisso, concetto anacronistico nel mondo odierno, o lasciare l'Italia per opportunità che altri governi, altre nazioni sono in grado di offrire, accogliendo i nostri giovani e offrendo possibilità di crescita che l'Italia ancora non siamo in grado di offrire. L'Italia ha bisogno di adottare metodi che premino la meritocrazia e abbandonino la baronia che governa spesso le università e le raccomandazioni che spesso inquinano processi di selezione nel pubblico, così come nel privato. L'America anche lì ci dà un buon esempio. Perdere 2.000 giovani italiani ogni anno, giovani altamente qualificati, significa fare un bel regalo alle nazioni concorrenti, significa alla fine della fiera comprare prodotti americani, per esempio, che magari sono stati ideati e progettati da talento italiano. Ecco, la perdita è enorme. Paesi come la Corea, il Giappone, l'America, la Cina sono in grado di trattenere i loro figli, il loro talento. Noi dobbiamo prendere esempio da loro. E dunque, finita la partita per l'Italia? Probabilmente no, ma il nostro paese è fortemente in ritardo. È necessaria
però una politica radicalmente diversa, con politici che investano sui giovani enormi quantità di denaro per la ricerca e l'istruzione. L'Italia deve tornare competitiva, lo deve a tutti noi, ma soprattutto a chi verrà dopo di noi. Ne abbiamo le capacità, o almeno in teoria, ma da oltreoceano si vede scarsa capacità di organizzazione, spesso con governanti di poco spessore o di poca sostanza. È possibile, d'altra parte, investire il processo migratorio e attirare indietro i cervelli in fuga. Ebbene, vi sono dei meccanismi oggi in atto che beneficiano coloro che decidono di tornare in Italia, riducendone l'aliquota fiscale per qualche anno, ma non è sufficiente. Le offerte sono, per la stragrande maggioranza dei casi, non commisurate al valore che chi ha vissuto in certi contesti internazionali riuscirebbe a portare. Siamo bravissimi a pagare giocatori di serie A milioni, se non decine di milioni di euro, ma non siamo in grado di allettare il vero talento che può salvare nel lungo termine l'Italia con proposte lavorative nello stesso ordine di grandezza. Noi giovani italiani siamo tutti qui, felici delle nostre carriere all'estero e di come veniamo apprezzati. Nonostante ciò, non siamo immuni dall'ascoltare cosa l'Italia ha da offrire. E se fossero offerte posizioni di spessore nazionale, staremmo ad ascoltare. Chissà, magari torneremmo. L'Italia e gli italiani devono poi anche svincolarsi da tabù ormai datati ed anacronistici, che la carriera debba essere correlata uno ad uno con l'età. L'America ci ha dato molti esempi di aziende che trainano i mercati, come Facebook e Google, i cui amministratori delegati erano ragazzi di poco più di 20 anni. Ecco, nel momento in cui l'Italia riesce ad ascoltare, apprezzare ed implementare le idee dei giovani, allora si può anche rompere questa barriera mentale che ancora abbiamo in Italia. Bisogna lasciare ai giovanissimi dirigere le aziende. Lasciatevi guidare e non abbiate paura. È un'occasione persa per l'Italia e per tutti noi italiani che vediamo da lontano un paese sofferente, che invecchia, che stenta a reagire, un paese pressoché ad uso e consumo dei turisti, un paese che noi vorremmo aiutare ma non ci viene chiesto o offerto, mentre nazioni emergenti come la Cina ci stanno pian piano comprando letteralmente teatri, squadre di calcio, aziende, eccetera, nel nostro paese. In maniera similare è possibile attirare talento dal nord al sud, creando aziende innovative, siano esse startup o aziende medio-piccole in ambito turistico, tecnologico e così via. Le idee non ci mancano, siamo i migliori in quello. Per ottenere questo però bisogna investire nei giovani, investire sul nostro territorio, sul grosso patrimonio naturale ed intellettuale, senza dimenticarci che noi eravamo la Magna Grecia. E senza dimenticare i grandi geni del sud Italia, da Pitagora ad Archimede, a Majorana, per fare soltanto alcuni nomi. Bisogna attirare i giovani creando situazioni lavorative stimolanti ed altamente retribuite. Pensate all'effetto a catena e moltiplicativo che questo creerebbe per la nostra economia. Ecco, basta soltanto iniziare. Ecco, mi fermo qui. Vi vorrei dare un grazie di tutto cuore a tutti voi e un caro saluto dalla Grande Mela. Ecco, certo. È una testimonianza molto forte, con dei giudizi anche molto netti, anche ha affrontato alcuni aspetti che non sono stati toccati, come ad esempio il problema delle baronie e dei concorsi universitari, delle dinastie, diciamo così, no? Non baroni, baronie è un termine troppo negativo, delle dinastie, anche perché negli Stati Uniti e la maggior parte delle università è fatto proprio divieto per chi si è laureato di fare il dottorato nella stessa università e per chi ha fatto il dottorato di fare poi avere il primo incarico nella stessa università dove ha fatto il dottorato, che vuol dire non si possono fare due mandati consecutivi, in modo che si risolve il problema alla radice e si è obbligati a girare per l'università e si crea competizione. Adesso io, nel ringraziarvi ancora di avermi invitato, cedo la parola ad Antonio Gagliano, al dottor Gagliano, dirigente del gruppo del bancario cooperativo ICREA. Grazie ancora di avermi avuto ospite qua, grazie. Buongiorno, grazie a tutti, ringrazio ovviamente il Presidente Baldino per questa interessante opportunità di confronto, e porto i saluti ovviamente di Leonardo Rubatto, il nostro direttore generale, che
ha particolarmente a cuore anche lui come isolano, Leonardo è sardo, io sono siciliano, per cui condividiamo tutti questi temi in maniera molto molto forte, e nel nostro piccolo, nel credito cooperativo, cerchiamo anche di aiutare le BCC sui territori a fare qualcosa per invertire questa tendenza. Ovviamente le analisi sono state fatte, i dati sono abbastanza chiari e sicuramente riflettono, al di là della fuga dei cervelli, quindi della fuga in genere di personale qualificato o meno qualificato, un tema di ecosistema Italia che affronta un momento sicuramente di grossa difficoltà. Ma come tutti i ricorsi storici ci insegnano, a fronte di periodi di difficoltà, solitamente l'Italia, insomma un paese di grande risorse, grande creatività, così come il sud Italia, ha sempre trovato la forza, lo slancio per poterne venire fuori. Io cercherò di dare un piccolissimo contributo, ovviamente parlare di conclusione, vorrei avere la capacità di arrivare a delle conclusioni. Sicuramente un problema complesso, come tutti i problemi complessi, non ha una soluzione, non c'è la bacchetta magica. Abbiamo toccato oggi vari elementi, io cerco di sintetizzarli. Sicuramente c'è un tema di campo di gioco, il campo di gioco deve essere praticabile, quindi qua mi riferisco ai temi della legalità, della sicurezza, ma anche della meritocrazia. Io ho avuto la fortuna di studiare negli Stati Uniti e ho avuto anche la fortuna di tornare, anche se ancora il mio viaggio non si è completato, perché vorrei riuscire poi a tornare anche in Sicilia a cercare di fare qualcosa per la mia terra, però ho toccato con mano cosa vuol dire la meritocrazia e il fatto di rispettare le regole. Sembra una cosa molto banale, però questo secondo me è uno degli elementi di grandissima differenziazione tra la nostra, un po' il nostro modo di approcciare i problemi. Sicuramente ho notato, visto che siamo strettamente collegati su vari progetti, anche a livello di gruppo con il mondo accademico, ho notato un'università molto orientata anche al mondo del lavoro, dove si investe tantissimo e tra l'altro, come diceva prima, si è toccato in vari punti anche il collega ora newyorkese, diciamo, il vostro conterraneo. Sicuramente le università vogliono attrarre capitale umano, perché come qualsiasi grande azienda, come qualsiasi attività produttiva, il capitale umano è il fattore più importante, così lo è per una comunità, per una regione, per un paese. Quindi ho avuto la possibilità di toccare con mano come le università siano, forse americane siano, ma anche alcune università straniere dove ho avuto modo di confrontarmi, siano sicuramente degli incubatori di ricerca e sviluppo, con una fortissima componente meritocratica. Quindi addirittura noi studenti dovevamo valutare ogni anno i professori in base al nostro gradimento come discenti, ma anche come pubblicazioni, come contributi alla ricerca scientifica in quella materia. Questo secondo me è un altro elemento importante. Come prima di passare, diciamo, cosa possiamo fare noi come gruppo bancario cooperativo, volevo cogliere anche gli spunti che si sono un po' alternati nei vari interventi, dove al di là di queste condizioni, chiamiamole macro, quindi sono condizioni di contesto che sicuramente debbono favorire di più la libera impresa, la meritocrazia, quindi anche la creazione dei posti di lavoro, perché i posti di lavoro si creano con le idee, si creano con l'impresa, intesa come l'avvio di qualcosa che prima non c'era, per creare un ecosistema all'interno del quale poi si attivano anche altre sinergie. Volevo anche fare un fortissimo richiamo a quella che io da siciliano ho vissuto nel corso della mia vita, che come una sorta di pessimismo congenito, che un po' a volte ci attanaglia, nel senso che ci vieta di poter guardare con ottimismo ad una situazione. Questa cosa secondo me si può agire soltanto in un modo, andando ad agire sui più giovani, quindi provando a fare diventare i casi di successo come i modelli di riferimento, perché non è assolutamente detto che anche in condizioni di difficoltà, di scarsa infrastruttura, di scarsa praticabilità del campo di gioco, non si possono ottenere grandi risultati. Questo secondo me è un elemento culturale di fondo, dove secondo me si dovrebbe abolire per legge il pessimismo sterile, cioè la mancanza di proposta a fronte dell'osservazione di un problema.
Purtroppo lo notiamo anche sui nostri conterranei emigrati che guardano alla nostra alla loro terra, che solitamente si riferisce alla terra come la madre patria, si chiama madre perché abbiamo un legame proprio viscerale, voltando un po' le spalle, quindi parlando in maniera sterile del problema che non si possono risolvere, mentre tutti possiamo fare qualcosa partendo dall'educazione che diamo ai nostri figli, dall'esempio che diamo sul posto del lavoro, per cercare di invertire questa cultura di partire già sconfitti in partenza. Io su questo sono convinto che possiamo fare tantissimo lavorando con i giovani. Come presidente di Ventis, che è una società del gruppo bancario cooperativo che si occupa di digitale, di cui farò un breve cenno, su come stiamo utilizzando anche questa piattaforma per promuovere un po' il Made in Italy e riuscire a provare ad aiutare qualche piccolo imprenditore in Italia, devo dire che ho incontrato tantissimi ragazzi con tanto coraggio, tanta creatività, che nonostante le difficoltà non perdono tempo a lamentarsi, ma si attivano per cercare di fare qualcosa. Ecco, come gruppo bancario noi cosa possiamo fare? Stiamo già facendo una serie di iniziative, ovviamente Ventis è una, non so se avete avuto modo di vederlo, comunque all'interno delle nostre vetrine, un portale di e-commerce, abbiamo moltissime aziende del credito cooperativo e sono molto anche orgoglioso di dirvi che molte di queste aziende sono monocellulari, sono imprenditori singoli, una sola persona, un solo ragazzo che ha avuto, prima di mollare la propria terra, ha avuto il coraggio di provarci. E noi con grande orgoglio stiamo aiutando alcuni imprenditori, che abbiamo fatto circa 2000 vetrine di aziende del perimetro BCC, li stiamo aiutando col digitale, ma grazie anche alla lungimiranza di molti presidenti e direttori di BCC, li stiamo aiutando anche con la finanza, quindi a finanziare le proprie idee. E attraverso il nostro piano di internazionalizzazione, abbiamo già aperto un portale su WeChat in Cina, e stiamo aprendo anche un punto fisico a New York, proprio a New York, vorremmo anche portare le nostre eccellenze. Sicuramente in un contesto in cui ovviamente si è parlato anche di politica industriale, di politica economica, ci vuole una visione un po' di medio-lungo periodo per valorizzare quelli che secondo me sono i settori trainanti della nostra economia. Non stiamo scoprendo nulla, però mi sembra che si possa fare un po' di più. Come credito cooperativo noi dobbiamo essere in grado di finanziare maggiormente le idee dei giovani imprenditori, assumendoci rischi in maniera diversa rispetto al modo tradizionale di prendere i rischi della banca, che come sapete molto spesso affida le aziende solo sulla base dei parametri creditizi, quindi sulla base di uno storico già di solidità, mentre molto spesso il giovane entra in banca con un'idea, poco più, e quindi dobbiamo attivare sia le risorse locali ma anche quelle disponibili a livello europeo, che vi garantisco, ho scoperto che c'è una quantità enorme di possibilità di finanziare le idee, per creare degli ecosistemi locali, quindi non un singolo caso isolato di un imprenditore coraggioso che sfida i mulini a vento, ma un ecosistema, quindi vuol dire più reti di impresa che si contaminano, che attirano anche con una collaborazione forse con l'università. Tra l'altro stiamo lavorando anche a un centro di incubazione nazionale dove vorremmo aiutare le aziende a nascere da zero, cioè dall'idea, da un foglio di carta con un'idea. Così come accompagnare le aziende che già esistono per fare un salto dimensionale. Credetemi, io ho incontrato almeno una cinquantina di imprenditori con la mia esperienza con Ventis, dove il problema principale, a fronte di prodotti di assoluta eccellenza e di qualità, non imparagonabili a livello internazionale, i problemi che affrontano gli imprenditori solitamente sono quelli della mancanza di conoscenze per affrontare le sfide digitali, quindi non sono in grado di promuovere, di valorizzare il loro prodotto e in alcuni casi ovviamente anche di mancanza di finanza per fare un salto dimensionale, quindi di supportare gli investimenti sulle filiere produttive, sui prodotti e quindi anche sulla conoscenza del loro prodotto. Quindi come gruppo bancario al fianco delle BCC, in un momento che come sapete è molto delicato, è importante anche poter sostenere certe piattaforme che comunque necessitano di investimenti importanti. Noi con Ventis abbiamo fatto degli investimenti sicuramente significativi per consentire di valorizzare la qualità del Made in Italy principalmente, che deriva dal mondo delle BCC, e parallelamente con questo progetto di incubazione, ma chiamiamolo anche di venture capital, sarebbe il capitale d'impresa sulle aziende, diciamo, in fase di start-up appena nate, stiamo cercando di affiancare le BCC che hanno una profonda conoscenza del mondo del territorio nell'essere più veloci a cogliere le idee, le energie che arrivano dai territori per poter fare sviluppare
è anche internazionalizzare i nostri giovani imprenditori, giovani e meno giovani. Quindi per questo noi sentiamo fortissimo la responsabilità, si dovrà fare sicuramente molto di più, ma anche qui il ruolo, volevo chiudere con un riferimento a quello che effettivamente è il ruolo come banca dei territori e non banca degli analisti, degli azionisti, delle trimestrali, come tutte le altre banche. Sapete, noi siamo l'unico gruppo bancario italiano, capitale italiano, siamo rimasti l'unico gruppo, se andate a vedere gli altri gruppi bancari, noi lavoriamo per i territori e per le imprese, sicuramente possiamo fare di più, ma non lavoriamo per le trimestrali, per gli analisti che ogni trimestre condannano anche le banche a profitti sempre maggiori, secondo un principio di crescita infinita che non si osserva in natura. Quindi questo è un privilegio, un'opportunità. È stato dimostrato che il modello cooperativo è quello l'unico sostenibile in un contesto di crescita sfrenata che sta portando a dei disastri anche a livello ambientale, dove noi abbiamo una fortissima sensibilità sulla parte di ecosostenibilità. Quindi sentiamo molto la responsabilità di aiutare in maniera sostenibile i territori a svilupparsi, anche perché le sorti della banca come strumento che chiude il ciclo fra risparmio e investimenti è strettamente legato, adesso deve essere ancora più legato alla nostra capacità di chiudere il ciclo anche fra domanda e offerta di beni e servizi, cioè aiutare i nostri imprenditori non solo con gli investimenti, quindi gestendo il risparmio dei nostri soci, dei nostri clienti, ma soprattutto cercando di dare degli strumenti di sviluppo alle nostre aziende affinché la creazione di valore nei singoli territori corrisponda anche a uno sviluppo degli stessi e di conseguenza anche ad una sostenibilità del nostro sistema cooperativo. Sistema che, come sappiamo, vista dall'esterno, io vengo da un'esperienza diversa, sono da quasi 10 anni nel credito cooperativo e ne sono molto orgoglioso, ho avuto un'esperienza prima in una multinazionale e poi in una grande banca italiana. Devo dirvi che da questo punto di vista siamo molto rispettati, anche per certi versi temuti, perché sappiamo interpretare meglio le dinamiche del territorio. Quindi come gruppo bancario, anche a nome di Leonardo, che ovviamente rinnova il suo saluto, c'è il massimo impegno affinché attraverso sia il supporto sui territori, ma anche con progetti specifici, quindi con progetti di supporto alle BCC per la nascita di nuove imprese in un contesto di legalità, di imprenditorialità che assume una dimensione su scala più ampia, cerchiamo di dare tutto il nostro supporto, il nostro know-how, affinché questa fuga si arresti e anzi si inverta un po' la tendenza. Chiudo con una frase che mi ha lasciato qualche anno fa molto, e avendolo vissuto, perché io ho vissuto negli Stati Uniti, e vi giuro che non ho mai visto questa grande differenza a livello di potenziale umano fra noi e gli altri, anzi, un imprenditore italiano che è stato molto all'estero mi ha detto: secondo me nel mondo esistono due tipi di persone, gli italiani e quelli che vogliono essere italiani, mentre noi molto spesso ci percepiamo molto al di sotto di quelle che sono le nostre potenzialità. Cioè, noi abbiamo un range di eccellenze nella tecnologia, nel food, nella moda, nel design, che è ovviamente nella bellezza più grande che abbiamo, che è il nostro paese in sé, che per fortuna non ci riescono a copiare ancora, cioè non si può clonare la bellezza della Calabria, di una parte dell'Italia. E questo ovviamente deve essere, a livello di politica economica, quindi deve essere il fattore trainante su cui gli investimenti dovrebbero essere molto più abbondanti, e ovviamente noi come gruppo bancario fare la nostra parte a supportare sia con le politiche del credito, ma soprattutto il sostegno ai giovani affinché l'imprenditoria diventi quasi naturale come loro scelta preferita, prima di mollare le loro aspettative, anche perché ovviamente, come abbiamo visto, i dati sono impietosi, quindi se non c'è un'inversione di tendenza a livello demografico, e la demografia si fa con le famiglie, con i posti di lavoro, con le nascite eccetera, il territorio ovviamente ne risentirebbe in maniera irreversibile quasi. Mi piacerebbe continuare molto, capisco l'orario, ma spero che ci siano altre occasioni, e vi ringrazio per questo interessantissimo momento di incontro. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie ancora, Presidente. Spero che questa riflessione abbia dato qualche spunto, abbia seminato qualcosa. Grazie.